Mi piacerebbe molto che fosse Lucia Borgonzoni la prossima governatrice dell'Emilia-Romagna. Matteo Salvini ufficializza la candidatura della sottosegretaria leghista alla presidenza della regione e parla di vento cambiato sul territorio. Penso che ne abbia tutte le potenzialità, anche perché si sta avvicinando tutta una serie di esperienze civiche e civili che sono sempre rimaste dietro la porta, perché sai, qua fino a un po' di tempo fa, ma anche a Ferrara e Forlì, insomma, sì, non sono di sinistra, però sai, siamo a casa loro e quindi poi è difficile lavorare e quindi è meglio non esporsi. Finalmente non c'è più paura di esporsi anche in Emilia e in Romagna, perché siamo in democrazia e se uno è di sinistra ha tutto il diritto e il dovere di definirsi di sinistra. Se uno vuole il cambiamento dopo decenni di Partito Democratico di sinistra in Emilia-Romagna, deve poter essere libero di esprimerlo. E quindi siamo pronti e stiamo già lavorando al programma di governo, non solo alla squadra ma al programma di governo. Stoccata per Sandro Gozzi, Cesenate ex sottosegretario del PD, fresco di nomina nel governo francese. Chiedo se è normale che uno che faceva, era il governo in Italia, vada al governo in Francia. Con tutti i dati sensibili di cui chi è al governo ovviamente viene a conoscenza e poi va al governo con la concorrenza. Mi sembra quantomeno particolare.